La tappa di Roma si inserisce appunto in un circuito di 19 tappe. Quest'anno ci sono due tappe nuove nell'ambito del circuito, che si è ingrandito con Stoccolma e New York, quindi siamo sempre più sparsi un po' per il mondo. È considerata la Formula 1 dell'equitazione perché ha delle similitudini, è un circuito che si svolge nelle maggiori città del mondo, c'è un campione alla fine del circuito. Questa è la tappa italiana, l'unica tappa italiana di questo circuito, e quindi è di estrema importanza per noi, insieme a tutte le altre capitali europee, che ci sia Roma. È il quinto anno, il format delle competizioni è sempre lo stesso, c'è il Gran Premio il sabato e c'è la gara alla finale della Lega, anche questa di sabato, però ci sono tutta una serie di iniziative collaterali al mondo del cavallo che sono di estremo interesse, soprattutto per le persone che non sono strettamente appassionate dell'alto livello e del top dello sport, che vengono e possono conoscere il cavallo, possono conoscere i diversi usi del cavallo, e poi ci sono, come al solito, degli spettacoli collaterali, il carosello dei carabinieri, il carosello dei lancieri, tutta una serie di spettacoli anche artistici e storici che arricchiscono un programma molto denso che comincia alle 8 del mattino e finisce verso le 10, le 11 della sera, in cui c'è un po' di tutto in campo. C'è una partecipazione molto interessante perché al fianco di cavalieri che sono già ormai consolidati e diciamo fanno già parte della prima squadra, ci sono alcuni cavalieri più giovani che partecipano sia a livello della gara di 5 stelle sia a livello della gara 2 stelle, che possono consentire diciamo un'apertura molto più fresca, e li aspettiamo con ansia. Scaramanticamente no, però io sono piuttosto ottimista.